succederà in queste ultime ore di mercato, soprattutto come sono andati i giorni di Champions League per le italiane. Questo e molto altro è il notiziario del mattino. Meno di 24 ore alla chiusura della sessione estiva del calciomercato, le trattative dell'ultimo minuto sono molteplici e tutte le big del nostro calcio stanno cercando di chiudere diversi affari più o meno di contorno. In primis troviamo il Milan che in queste ore vuole provare a chiudere per una prima punta che possa far rifiatare Olivier Giroud. Il nome individuato è quello di Mehdi Taremi, ma in questo istante le commissioni richieste dall'agente rischiano di far naufragare la trattativa. I rossoneri ad oggi sono senza un piano B e rischiano di rimanere senza attaccante. Dall'altra sponda di Milano troviamo i neroazzurri che in questi ultimi istanti proveranno a chiudere per un nuovo centrocampista. Prima c'è un'uscita, cioè quella di Lucien Agoumet, e il sostituto potrebbe essere uno tra Dembélé o Maxime Lopez. Mercato che sembra invece essere chiuso per tutte le altre big come la Roma, la Juve e la Lazio. Solo il Napoli potrebbe concludere con un ennesimo colpo di scena. Via il giovane Alessandro Zanolli al Genoa e dentro Davide Faraoni, colui che gli ha tolto la Champions League solo qualche stagione fa. Dopo aver parlato degli ultimi movimenti frenetici di questo mercato, passiamo ai sorteggi di Champions League. Due italiane esultano, una sorride ed una piange. L'una dei gironi di Monaco ha parlato e non tutte le nostre compagine ne escono contente. Il Milan è senza ombra di dubbio il team che se ne passa già da peggio, visto che dovrà affrontare il Paris Saint-Germain, il Dortmund e soprattutto il Newcastle dell'ex Tonali. Sorride invece il Napoli che, a parte l'ostacolo Real Madrid, troverà due società abbastanza abbordabili come il Braga e l'Union Berlin. Attenzione però a non sottovalutare i tedeschi. Esultano invece l'Inter e la Lazio. I milanesi nel girone trovano Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, mentre i laziali se la dovranno vedere con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e chi passerà secondo voi i gironi. Non solo di Champions, ma oggi è anche il turno dei sorteggi di Europa e Conference League. Ecco com'è andato il match tra Fiorentina e Rapid, valido per un posto ai gironi. La Fiorentina domina per 90 minuti, ma alla fine supera l'ostacolo austriaco solo sulla linea del traguardo. Ci pensa Nico Gonzalez con una doppietta che vale tantissimo a stendere un Rapid Vienna che ha dato fin troppo filo da torcere alla società di Firenze. Adesso tutti connessi perché nel primo pomeriggio ci saranno i sorteggi della squadra viola ed anche per la Roma e l'Atalanta che scopriranno le loro avversarie in Europa League. Prima di concludere passiamo agli altri sport, dove tra qualche ora l'Italbasket si giocherà una fetta importante del suo futuro. Oggi arriva il giorno della verità, infatti, per la squadra di Pozzecco. L'Italbasket è attesa da una Serbia che fino a questo momento è stata una vera e propria schiacciasassi. Non sarà semplice per gli azzurri riuscire a ribattere il team slavo, anche se negli ultimi precedenti ben due sono a favore della squadra capitanata da Nick Melli. In giornata anche l'altra partita del girone, quella tra Porto Rico e Repubblica Dominicana. Vedremo se i nostri ragazzi saranno ancora capaci di farci sognare, proprio come fatto 2 anni fa al preolimpico e qualche settimana fa in un amichevole. Questa era l'ultima notizia del notiziario mattutino. Non possiamo fare altro che augurarvi una buona giornata e rinnovare il nostro appuntamento questa sera alle ore 21 con tutti gli aggiornamenti dal mondo dello sport.